Telefonato lo diamo a Mauro Segna, che è il presidente della Proloco di Volta Mantovana. Bentornato tra noi, presidente. Bentrovati, buondì. Allora, gli ascoltatori sono sempre e come sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 338 17 19 105. Se preferite telefonarci, fatelo 0376 63 17 09. L'indirizzo mail è diretta@temporadio.it e poi vi invitiamo, come sempre, a usare anche la messaggeria di Facebook. Voi cercate la pagina Il Gazzettino Nuovo e Temporadio, siamo in streaming, quindi ci potete seguire e ci potete anche, appunto, ci potete anche scrivere, il tutto in tempo reale. Allora, presidente Segna, prossimo appuntamento per quanto riguarda Volta Mantovana qual è? Ormai siamo arrivati in giugno e quindi Convivium Voluptatis, quest'anno è la 18esima edizione del convivio, che era cominciata nel 99 come rievocazione storica e seguiva quelli che erano già dal 93, quindi 8-9 anni prima, appuntamenti gastronomici estivi con curati dei ristoranti di volta. È rimasta la parte gastronomica come era in origine, e dal 1999 abbiamo aggiunto la parte storica e quindi ci siamo legati di più al nostro territorio, al nostro palazzo soprattutto, visto che è fatto dai Gonzaga, e quindi è un modo per ricordare la storia del 400-500. Ecco, faccio un esempio, presidente. L'altra sera, non mi ricordo su che canale, ma c'era una notissima trasmissione televisiva nel corso della quale facevano vedere come vivevano gli antichi romani. Per esempio, gli antichi romani, ho scoperto che si dice pedissequamente perché le ragazze erano seguite da una della servitù che la seguiva passo a passo, cioè quella che segue il piede della ragazza era la pedissequa, da cui appunto la schiava pedissequa, da cui pedissequamente, per esempio. Che risposta state avendo, appunto? Perché anche il periodo Rinascimento obiettivamente è un qualche cosa, sempre, appunto. Anche perché diciamo che l'evento è sempre abbastanza seguito, cioè seguito perché è un modo per presentare certi tipi di spettacolo che c'erano di moda a quei tempi. Sì, ecco. Perché ecco, appunto, la sera, per esempio, ci si riuniva, si accendeva la luce, ma l'interruttore non andava perché l'elettricità non era ancora stato inventato. L'avevamo scherzato una volta, sì. Però diceva: vabbè, dai, sto a lume di candela o di fiaccola o più facilmente di lucerna d'olio. Vabbè, va anche bene, vediamo cosa passa alla televisione. Ma la televisione non c'era. Sì. Ma ascolto la radio, ma la radio non c'era. Libri ce li avevano ben pochi, poi tante volte erano ancora a rotolo. Insomma, era veramente qualche cosa di diverso. E allora, per esempio, i ricchi si intrattenevano in altri modi. Se volevano ridere avevano i giullari, se volevano ascoltare musica avevano i musici, e solo i ricchi potevano permettersi. Esatto. Però, ovviamente. Beh, i poveri tanto erano talmente stanchi che crollavano dal sonno. Non avevano i problemi di impegnare le serate. Loro. E quindi quest'anno, per esempio, riproponiamo quello che era un divertimento per tutto il popolo, però, che erano a quell'epoca erano le giostre, e quindi i tornei cavallereschi. E noi quest'anno avremo il sabato e la domenica tornei di spada medioevale, tardo medioevale, fatti da personaggi in armatura, e quindi saranno combattimenti fra gruppi di 5, 5 contro 5, 1 contro 1 e anche un 1 contro 1 femminile. Quindi, anche se questa è una novità dei nostri giorni, perché a quell'epoca non penso che le donzelle ci si ricorda Giovanna d'Arco, ma perché era un'eccezione, appunto. Esatto, ha fatto anche la fine che ha fatto San Giovanna d'Arco, quindi quest'anno, a quell'epoca non tutte aspiravano ad arrivare a quello, e rimane dopo la solita caratteristica del divertimento, e quindi giullari, saltimbanchi, artisti di strada. Abbiamo il nostro gruppo locale degli Ordallegri, che come al solito chiude le giornate con lo spettacolo del fuoco, 40-45 minuti fra bollas infuocate, sputafuoco, spade infuocate,
e quindi un modo diverso di vivere il fuoco, diciamo. Sì, quindi... E mentre nella giornata di venerdì, che è dedicata al banchetto, quella, e quindi ci sarà la cena, questo venerdì 24 giugno, visto che non avevamo ancora parlato di date, quindi il convivio era il 24, 25 e 26 giugno, quindi 24 giugno partiamo col banchetto che è curato dai ristoranti di volta, dove alle portate che si rifanno sempre a piatti rinascimentali rivisti, perché sennò non riusciamo a mangiarli ovviamente, e intercalati da spettacoli anche lì di giullari, ci saranno delle prove di forza, nel senso che avremo degli acrobati, danza appesa, quindi danza su corda. Il tema di quest'anno è stato legato ai pianeti, quindi la musica dei pianeti, e ogni intervento di spettacolo verrà introdotto da una terzina del paradiso di Dante, legata ognuna a un pianeta diverso, e il tutto appunto in attesa della conclusione, che dove ci sarà ancora il fuoco, però stavolta fuochi artificiali, che quelli da piazza, diciamo, quelli bassi, che racchiuderanno, che coinvolgeranno proprio tutto il pubblico, perché ce l'avranno completamente attorno, quindi non è il classico fuoco che vedo da lontano, sì, ma proprio certo. Immerso nell'artificio. Fa anche paura, magari qualcuno. Ma sì, cerchiamo di mantenere ovviamente le distanze, certo, di sicurezza, però insomma non è come vederli a 200 metri di distanza, averli a 2 metri è tutto un altro effetto. Beh, bello veramente, davvero. Stavo pensando prima con l'ospite precedente, ci ha citato per esempio il Circo du Soleil, no? Pensavo ai saltimbanchi, sì, sì. Ancora oggi, che ottiene un grandissimo successo, è il circo moderno, senza animali eccetera, che si rifà poi al circo rinascimentale, esatto. Cioè appunto i saltimbanchi, gli artisti veri e propri, per cui... Sì, perché gli animali in quei periodi erano nel circo, ma circo proprio, esatto. Il circo tipo romano. Esatto. Dove c'erano i combattimenti, dove c'erano, ma non era legato alla giullaria, non era legato, esatto. Alla... Anche perché immaginiamoci spostare dei carri con diventava veramente, non c'erano i camion, avevano già il problema grosso di spostare le cucine, esatto. Esatto, quando esatto. Facevano le cucine all'aperto, cominciarono un mese prima, perché costruivano la cucina proprio, quindi ci sono descrizioni di trasporti con carretti. Partivano già dalle assi, dalle travi, perché dovevano fare la base, dovevano fare i tavoli, se li facevano sul posto, non è che spostassero il tavolo. Ed forse... erano pesanti, il materiale non poteva essere legno, ovvio. Non avevano plastico, ovviamente, quindi andavano di brutto. Se era legno, erano travi, cioè tutta roba massiccia e molto grossa, perché doveva... essere autoestinguente per natura. Esatto, proprio. Una vita estremamente diversa quella del Rinascimento rispetto ad oggi, quello che si ripropone a volta Mantovana, appunto, non ci si portava fuori un fornelletto da campo a gas, anche lì non c'era neanche quello. Continuiamo a parlare. Tutto lo la settimana, domenica precedente, il 19, avremo uno dei soliti appuntamenti del Rinascimento dei Sensi con la scuola di cucina, dove anche questa volta presenteremo una ricetta. Ecco. Questo dovrebbe essere del 1630 di Bartolomeo Scappi, rivista e cioè resa accessibile e fatta fare direttamente da chi interverrà, cioè allora, parteciperanno alla preparazione della... Ne parliamo tra poco, Presidente, lo chiedono anche tramite messaggio appunto di questo argomento, quindi lo riprendiamo adesso subito con il Presidente della Proloco di Volta Mantovana, Mauro Segna. Ci troviamo tra 2 minuti, torniamo subito. Sport. Arredamenti Volonghi, a Castiglione delle Stiviere. Trasforma in realtà la tua idea di arredo. Nello rinnovato showroom puoi trovare una vasta scelta di cucine personalizzabili in ogni loro aspetto. Soggiorni, salotti completi e modulari per ogni esigenza. Camere e camerette con le esclusive proposte di grandi produttori italiani. Arredamenti Volonghi, in via Mazzini a Castiglione delle Stiviere. www.arredamentivolonghi.it. Visita la nostra pagina Facebook. Arredamenti Volonghi, dal 1960 arreda la vostra casa.
Avviso importante a tutti gli automobilisti. In un mercato libero, scegli liberamente il ristorante, l'albergo, il parrucchiere, il fornaio, anche la religione. Perché non potresti scegliere il carrozziere di fiducia? Attento automobilista alle clausole delle polizze RC Auto. Attento a quello che firmi. Chiama la Carrozzeria Dalla Mano a Castiglione delle Stiviere al numero 0376 63 84 85. Una telefonata oggi ti farà risparmiare domani. In Rete Car, le carrozzerie per il cliente che chiede sempre. Carne genuina per una sana cucina. Macelleria, rosticceria, sale e pepe a Carpenedolo. Carni rosse, bianche, di cavallo e piatti pronti a cuocere. Tutto selezionato e di prima qualità. Macelleria, rosticceria, sale e pepe a Carpenedolo, via Meucci 34-36. Aperto da mercoledì a sabato. Sale e pepe è presente anche in 20 mercati nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Verona e su internet Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stiamo trascorrendo questo spazio in compagnia del presidente del Proloco di Volta Mantovana, Mauro Segna. C'è un messaggio nel quale dice: quando rifate la cucina medieval rinascimentale? Ed è quello appunto di cui stavamo iniziando a parlare proprio. L'abbiamo legata al convivio, visto che il tema ci sta, e sarà domenica 19 alle 18 del pomeriggio, come dicevo prima, con una ricetta presa dalla scuola di cucina di Bartolomeo Scappi, del 1630-30-32, quindi una ricetta che, come in tutti gli altri appuntamenti che abbiamo avuto, verrà fatta da chi partecipa sotto la guida di un esperto che spiegherà sia la parte storica che la parte pratica per farla. Per cui veramente un qualche cosa di estremamente interessante, anche se il presidente ha detto una cosa anche molto interessante, è andata lì, ma ripetiamola: rivisitate, ricette un po' rivisitate. Perché? Perché, altra cosa, la carne, non aprivi il frigorifero e la prendevi, non c'era il frigorifero. Esatto, abbiamo scoperto l'America, Marco Polo è andato fino in Giappone, fino in Cina alla ricerca della via del pepe. Perché? Perché non c'erano i frigoriferi. E quindi tutto veniva risolto con le spezie. E quindi oggi sarebbero sapori un po' forti, possiamo dire. Sì, anche perché loro il gusto di allora puntava molto sull'agrodolce. Quindi speziato, dolciastro, e usavano tanto agresto, aceto di brutto. Anche perché serviva proprio per camuffare e poi anche disinfettare un po'. Per cui sanificava, diciamo, il cibo che dovevano preparare. E adesso sarebbero gusti un po' a cui non siamo più abituati, quindi loro adesso si cerca di mimetizzare, si cerca di dare questa acidità giocando sul succo d'arancia mescolato col succo di limone, in modo da togliere parte dell'acidità rispetto a come lo usavano loro, lasciando però la caratteristica, per cui sicuramente non sarà solo dolce. Per cui c'è un'idea, ma comunque insomma, però accessibile al nostro palato. Che è un viaggio estremamente interessante, è un po' come andare all'estero praticamente. Sì, andare in un'altra si scopre un qualcosa di... Quando lei parlava stavo pensando, non so, adesso che ci sono gli stranieri, a quando magari ti abitano vicino e senti questi odori, magari di curcuma molto, molto forte di quanto la usiamo noi, ecco. Una volta era così anche da noi, nessuno sarebbe meravigliato di avere appunto questi odori strani. Allora, quando il capuncel di Ceretta sarà buono come quello di Solferino, possiamo fare la festa insieme anche, le scrivono questo. Adesso in settembre probabilmente andremo, una delle ipotesi è di fare appunto la festa, la giornata del capuncel, che mi sembrava di aver già preannunciato in uno degli scorsi appuntamenti, probabilmente verrà fatta Ceretta, proprio perché, visto che Ceretta si definisce normalmente come la patria del capuncel, per non attirarmi ire dagli ascoltatori, cioè io continuo a ripetere che il grande merito di Ceretta è stato quello di aver portato il capuncel dalla casa al ristorante. Presidente, una cosa: per partecipare a questi eventi, per esempio domenica 19 ore 18 c'è appunto la cucina rinascimentale, ma per gli appuntamenti del convivio voluptatis eccetera, quando serve e quando non serve una prenotazione? Ecco, come si fa? Allora, sia per la domenica 19 la prenotazione, anche telefonica, e
mal che vada, come al solito do sempre il mio numero di cellulare, che è l'unico sicuro a cui qualcuno risponde sempre, che è il 338 165 9548. Per la cena del convivium di venerdì 24 è obbligatoria la prenotazione, e lì si può fare sia online che presentandosi in segreteria al comune. Per la modalità del versamento online basta andare sul sito www.conviviovolta.it, dove c'è tutta la procedura per il pagamento e tutte le modalità per il pagamento. Le giornate di sabato e domenica invece definite festa popolare, proprio perché ripropongono, come dicevo prima, quella giostra, quel torneo di spada e altri giochi spettacoli popolari. L'ingresso è gratuito, ci sarà la possibilità di avere una taverna in funzione dove poter mangiare, e uno mangia liberamente quello che vuole, insomma. Per cui, mentre il venerdì appunto è obbligatoria la prenotazione, perché i cuochi che preparano il banchetto devono avere un'idea dei numeri, perché sennò... Chiaramente. E poi gli spazi sono limitati. Certamente. Le chiedono se il nuovo direttore del Palazzo Ducale di Mantova, sicuramente, c'entra con noi, quindi non solo con cittadino. Le dice no. Gonzaga, due punti, il nuovo direttore. È il direttore del Palazzo Ducale di Mantova. Non ha a che vedere con... Sentendolo è disponibile a interagire con le varie realtà dei Gonzaga della provincia, proprio perché per poter allargare il discorso turistico anche, però per il momento stiamo aspettando. Cambiamo argomento, Presidente. Dice Presidente Segna, dice un ascoltatore tramite messaggio, dove si fa Calici di Stelle? Punto di domanda. Calici di Stelle, 10 agosto, ogni comune gestirà il proprio, come si faceva in origine, quindi a volta sarà nel giardino del Belvedere del Palazzo, ci sarà la cena, con gli astrofili, se il tempo lo permette, la presenza ancora degli astrofili dell'Osservatorio di San Benedetto Po, che verranno qui i telescopi per osservare le stelle. L'anno scorso purtroppo sono saltati perché c'era nuvolo e quindi non si vedeva niente. E so che anche Monzambano e Cavriana si stanno preparando, quindi le tre paesi che fanno parte dell'Associazione Città del Vino dell'Alto Mantovano, appunto Cavriana, Monzambano e Volta, ognuno organizza un evento nel proprio territorio. Volta lo fa il giorno giusto, 10, non so gli altri se il giorno prima, il giorno dopo, quello non lo so ancora. Allora, poi ci sono degli altri messaggi, allora vediamo un attimino. Ho sentito che molti comuni si organizzano per il trasporto da e per il lago. La nostra amministrazione cosa farà? Vabbè, questa è una domanda che deve fatta ai politici. Lei può... Che io sappia, cioè non so che cosa, come pensano di risolvere. E poi c'è chi scrive: in paese dicono che siete troppo colti, altri troppo popolari, mai contenti, punto esclamativo. È difficile accontentare tutti? È un po'... No, accontentare tutti è impossibile. No, l'importante è cercare di bilanciare il discorso, insomma, perché non si può fare tutto solo per i colti e neanche solo per il popolo. Per cui, insomma, cerchiamo di mescolare le due cose in modo di avere sempre presente sia la parte della cultura e della storia che la parte della tradizione. Allora, siamo in chiusura. Io comincio con ringraziare il presidente della Proloco di Volta Mantovana, Mauro Segna. Adesso ricordiamo gli appuntamenti. Quindi il 19, ore 18 di giugno, la cucina rinascimentale. Occorre prenotare qua. Una ricetta, pensiamo, del 1632. Poi dal 24 al 26, quindi 24, 25 e 26 giugno, il Convivium Voluptatis. E invece ha detto il 10 agosto Calici di Stelle. Ripetiamo, voi andate sui motori di ricerca, il mio consiglio è questo, e cercate Convivium Voluptatis, per esempio trovate il sito dove prenotare, perché in alcuni casi, come per esempio quando si parla di cucina o di Convivium Voluptatis o altro, in alcuni casi è obbligatoria la prenotazione. Esatto. Altre coordinate, Presidente? Ripetiamo ancora il mio numero di cellulare, sì, che è l'unico sicuro dove a tutte le ore rispondo, se non dormo. 338 165 9548. Benissimo, e grazie a Mauro Segna, Presidente della Proloco di Volta Mantovana. Grazie, Presidente.